Siamo qui, buonasera ancora, e dopo aver ascoltato Germano che ci ha intrattenuti sul social branding, continuando su questa scia dell'online, noi abbiamo un'autrice indipendente, la cosiddetta Indie, che è Carla Rita Francesca Botticelli, poi lei ci viene sempre a dire Carla, Rita, Carla Francesca, Botticelli, che è con il suo ultimo libro, The Mentor, il Mentor, ha venduto 125.000 copie in pochissimo tempo. 125.000 copie in mezzo al bilancio, adesso c'è 65.000. Se no io faremo un numero. Carla è un'autrice indipendente, nel senso che non ha una casa editrice classica come noi la intendiamo, che molto spesso i propri editori tradizionali fanno dei truffatori, come dicevo prima, perché ti chiedono i soldi per pubblicare il tuo lavoro. Dall'altra parte abbiamo un'altra persona, diciamo così, che vive in un'altra dimensione, perché Pina Vicini si occupa di spazio, si occupa di comunicazione nello spazio, e ultimamente lunedì scorso siamo stati impegnati con il lancio su Marte di una sonda. La sonda che viaggia verso Marte. È acceso il microfono? Sì. Cominciamo con Carla. Ovviamente tutti ci chiederemo, ma come hai fatto? Cominciamo così. Come ho fatto? Diciamo che Self Publishing è una realtà che si sta sviluppando in tutto il mondo da diverso tempo, in Italia recentemente. Non sono un caso isolato, gli autori di self-publishing che fanno questo lavoro primario sono in crescita. È chiaro che il mercato italiano è veramente piccolo rispetto ad altri mercati, sicuramente linguistica, e infatti chiaramente io ho avuto successo con un libro tradotto in inglese, giustamente proprio perché facciamo un mercato più grande. Diciamo che il self-publishing è un impegno a lungo termine. Io ho iniziato nel 2012, anche se non è che nel 2012 ho preso e partito così come veniva, no, da diversi anni stavo un po' studiando il mercato. A me piaceva scrivere, nel licenza ho scritto un romanzo, però stavo cercando di capire come farlo arrivare al pubblico in modo che appunto il pubblico arrivasse. Io scrivevo all'epoca solo con fantascienza, e la fantascienza ha una caratteristica in Italia che è un genere di nicchia. Cosa vuol dire che di nicchia? Non che non ci siano i venditori in realtà, ma che anche l'editoria non è considerata molto commerciale, e quindi i grossi venditori, la maggior parte dei grossi venditori, non puntano sulla fantascienza, a meno che non siano proprio degli editori specifici di questo genere, che però ce ne sono meglio piccoli. Per cui se basta avere una libreria, si cerca uno scaffale a fantascienza, due volte invece non si trova neanche questo scaffale, oppure si va lì e si trova fantasy, si trova bambini, cioè tutta la vecchia fantascienza. Per cui volevo trovare un modo per arrivare al pubblico che è un modo di essere una vera possibilità, cioè il vecchio sistema era quello di andare in manoscritto ai editori, aspettando dei biblici, editori che come ho già detto erano già più interessati al genere, tranne appunto magari più quei editori con i quali però hanno avuto poche possibilità di raggiungere un pubblico più vasto. Per cui, siccome io sono poi una lavoratrice autonoma, già di per sé, insomma, una seconda più lavoratrice autonoma, ho pensato, visto che questo publishing intanto si stava sviluppando tantissimo soprattutto oltreoceano, di provare anche io a conoscere un po' la persona di editoria, di fare appunto come fanno il self-publisher, cioè come fanno il self-publisher oltreoceano, a non essere soltanto un'autrice, ma diventare il loro mentore. La differenza di base è che il self-publisher è incidentalmente sia un autore, ma il self-publisher, come diceva la stessa, è un editore, un publisher. È un modo di approcciarsi all'editoria completamente diverso. È un modo per diventare degli imprenditori di se stessi all'interno di un mercato che è quello appunto editoriale, in cui diciamo, la base del proprio lavoro è appunto se stessi, la capacità, la immaginazione, i propri
iniziare a farlo io, ho cominciato a vedere come lo facevano gli altri, soprattutto in America, ma anche in Inghilterra, cioè dire che nell'ambiente online, perché poi il self-publishing nasce, il self-publishing digitale, si parla appunto secondo di questo, nasce soprattutto online, esiste una community enorme di autori del mondo che interessano dei loro e che dentro i quali esiste proprio una sorta di cooperazione, anche perché tra gli autori in generale non si può parlare di concorrenza, perché se uno legge un libro di uno, legge probabilmente quello dell'altro e così via, la concorrenza in per sé non ha senso. E attraverso la rete ho potuto conoscere meglio sia il mercato editoriale italiano che appunto quello straniero, perché mi interessava appunto entrambi, soprattutto quello anglosassone, e pian piano di cercare di scoprire quali competenze dovevo appunto fare mie per poter iniziare a essere il protagonista di questo mercato e per portare i miei scritti a diventare libri che poi appunto sarebbero dati ai lettori. E così è successo nel inizio del 2012, quando mi sono ritrovata pronta per iniziare a fare un primo esperimento in questo, perché chiaramente non si impara fino a che non si prova, non ci si mette in gioco e man mano si avanti si imparano sempre più cose. Bisogna partire con il presupposto che ci vorrà del tempo, in genere si dice che un self-publisher può cominciare a tenere conto del suo lavoro dopo 4-5 anni, che è poco quello che mi riguarda, infatti sono al quinto anno di self-publisher. E ho iniziato, avevo scritto un romanzo nel 200, però l'ho messo da parte, e allora ho voluto provare la piattaforma che poi è appunto quella principale per la distribuzione digitale dei libri, è chiaramente Amazon. Questo è stato possibile proprio perché alla fine del 2011 Amazon ha aperto anche in Italia la piattaforma di self-publishing, di Kindle Publishing. E così ho detto, va bene, proviamo un pochettino a metterlo in gioco. Avevo scritto un romanzo, però era un romanzo molto lungo, complesso, andava rivisto. Volevo partire con qualcosa di più snello. Ed è così che si è cominciato a scrivere quello che in teoria doveva essere un racconto. Poi è diventata una novella, è diventata il primo libro di una serie lunghissima, enorme, che poi appunto è il primo episodio di Deserto Rosso, che è una serie di fantascienza mirata su Marte, quindi c'è il collegamento che ci vedete qui, che è stata ispirata tra l'altro, che stavamo parlando poco fa, al lancio che avevo nel 2011 del rover Curiosity della NASA, che mi aveva spinto a leggere, io sono sempre appassionata di spazio, di fantascienza, quindi chiaramente la mia fantasia è stata stimolata da questi eventi reali, della realtà che fanno sognare, che emozionano. E così ho pensato, perché non inventare una storia su Marte, cioè immaginare i miei personaggi in questo pianeta deserto, lontano, arido, gelido, inospitale, e vedere come se la cavano, perché poi alla fine per me, scrivere per me è un modo per sperimentare delle cose diverse che nella vita non sperimenterei mai, e altro così, diciamo, come un esperimento. E ho pubblicato questa novella, perché piccolino, infatti vi faccio vedere la versione cartacea, molto piccolo, c'è un milione di pagine, che raccontava la storia di questa astronauta, questa Anna Persson, che un giorno, una mattina, di nascosto esce da questa stazione che si trova appunto su Marte, si trova su Marte insieme ad altri 4 astronauti, sono andati lì per colonizzare il pianeta e sono chiaramente 5 astronauti da soli in un pianeta deserto, e prende questo il suo rover e si va alla stazione Alfa, e non sappiamo perché lo stia facendo, non sappiamo se è impazzita, non sappiamo se sta scappando da qualcosa, se sta cercando qualcosa o se addirittura vuole uccidersi, e nasce a questo episodio. E qui sono tutte le volte nasce questa storia. Avevo scritto questa novella nell'inizio del 2012, poi ho messo un po' di processo di e così via, e
costava, che costava 99 centesimi, anzi 89 centesimi all'epoca, e per cui ho cominciato, già cominciato a scaricarlo, ho detto, che non conoscevo, perché una cosa è quando proponi ai tuoi amici, una cosa è quando la gente comincia a scaricare il tuo libro e tu non sai sì, assolutamente. Ricordo che quindi il primo mese e mezzo, i primi due mesi, il libro ho scaricato 20 copie al giorno, chissà questa gente che per allora era anche tanto, tantissimo, perché comunque erano proprio gli inizi del mercato, pochissime persone avevano un Kindle, diciamo che adesso l'editoria digitale conta forse il 5%, allora forse l'1%, il 1% dell'editoria totale. Questa particolarità di questa novella che raccontava una storia però terminava con un colpo di scena e mandava la prossima puntata che appunto io dovevo ancora scrivere e in questo modo creato, cioè, le persone sono incuriosite da questa storia, sono venendo da me perché quando esce la prossima puntata ho utilizzato strumenti appunto come Facebook, soprattutto Facebook a quel tempo per creare questo rapporto diretto con i lettori. In pratica venivano da me appunto per chiedermi il libro e io li incuriosivo facendo sondaggi oppure chiedendo per esempio cosa pensavano che sarebbe successo, cosa pensavano di quel personaggio e così via. E così nel passare dei mesi avevo deciso di pubblicare il libro successivo a novembre, lo stavo scrivendo e man mano appunto rendevo partecipi i lettori di questa lavoro in relazione al libro stesso. Il libro venne pubblicato appunto a novembre, il secondo, che si chiama Abitanti di Marte, e alla sua uscita è diventato un libro molto spesso scaricato perché queste persone nel frattempo hanno scaricato il primo, hanno letto il primo, e hanno curioso di lei come la storia di questa serie continuata. Questo progetto era una volta sperimentale, una sorta di serie, ma mi ripeto, una serie o seria, perché sì, i libri, a parte il primo, gli altri sono dei romanzi, i lettori sono lunghi, però hanno una caratteristica che andavano letti uno dopo l'altro e ognuno terminava con, per cui c'era un cliffhanger, perché praticamente un cliffhanger è quando succede un fatto, per cui c'era quella storia che viene troncata. Prima è andata avanti per circa 20 mesi, l'ultimo libro è stato pubblicato nel settembre del 2013, e nel complesso ad oggi Sergio Rosso ha appunto circa 8.000 lettori, che 8.000 lettori tenendo conto che principalmente viene acquistato come appunto ebook nella forma pubblica, anche se esiste la versione cartacea che c'è stata a disposizione, ma chiaramente il pubblico del cartaceo è un pubblico diverso. Questo è un esperimento con cui appunto ho iniziato, ma chiaramente è solo l'inizio, perché prima degli libri costavano 9 centesimi, non è che si facessero grandi soldi, anzi non se ne facevano quasi niente, era più che altro la soddisfazione di andare in contatto con i lettori, di sapere che molte persone leggevano le tue storie, erano curiose di sapere cosa è successo dopo. È solo dopo la fine dell'esperienza con il Deserto Rosso che ho cominciato per così dire a fare le cose sul serio. Era un modo sia che per mettermi alla prova di scrittura, perché scrivere una storia suddivisa in quattro parti e ogni volta scrivere la parte successiva dove pubblicato la precedente, proprio più di messo un paretto, non potevo tornare indietro a cambiare storia, andare avanti sempre, e cercare di mantenere un rapporto con i lettori era un modo per me per mettermi alla prova. Adesso volevo fare appunto sul serio, e invece se io ho cominciato, ho pubblicato la versione dei romanzi della serie, che poi appunto è stata disponibile in versione cartacea, e poi chiaramente certe cose succedono un po' anche per caso, perché chiaramente molti lettori molti sono interessati a questa serie, e ho ricevuto inviti a partecipare appunto a conferenze, a partecipare alla fiera del Salone di Torino, ho partecipato anche alla fiera del libro di Francoforte 2014, proprio perché riuscivo a creare qualcosa che in Italia ancora non esisteva, un tipo di fidelizzazione a livello proprio di prodotto digitale. E poi chiaramente io sono andata avanti, io ho tutto pubblicato, numero 9 libri, fra poco uscirà il mio decimo libro, e non scrivo solo fantascienza, anche se forse è un genere che ho fatto conoscere. Dopo Deserto Rosso, fantascienza, ho scritto L'isola di Gaia, che è sempre la prossima volta lo stesso universo, e successivamente l'anno scorso
tirato un altro romanzo di fantascienza che si intitola Per caso, che invece è un universo diverso. Parallelamente io sto scrivendo dei romanzi thriller, che poi alla fine devo dire che anche i romanzi di fantascienza lì sono dei tech thriller, quindi più o meno il suspense, il mistero, gli omicidi ci sono un po' infilati dappertutto. E tra questi c'è appunto quello di cui stavo parlando poco fa, che è il mentore di Dani, è uscito nel 2014, quasi 2 anni fa. Devo dire che il mentore ha un nuovo territorio, perché non cambia genere come autore, e non sai se i tuoi lettori ti seguiranno, perché i lettori chiaramente hanno una persona di fantascienza, e invece molti non mi hanno seguito, ma soprattutto ho trovato degli altri. Il genere come il thriller, che è chiaramente molto più commerciale, tra virgolette, nel senso che ha un mercato più vasto in Italia, per una serie di fattori che neanche io riesco a quantificare in realtà. Questo libro è cominciato a vendere molto bene, è venuto in maniera costante molto bene su Amazon, ma non solo, anche su Kobo, dove appunto è stato tenuto in classifica per un lungo periodo. Il libro è Il Mentore, che è questo qui, che tra l'altro è un romanzo, un crime thriller ambientato a Londra, una scrittrice italiana che scrive in inglese, ma non un po' strana, quindi è una cosa non tanto in Italia ma un po' all'estero. E poi, però chiaramente è dietro
con il quale appunto lavoro per la revisione del testo. Alcuni mi danno degli aiuti per quanto riguarda le copertine, anche se la maggior parte di copertine sono opera mia, a parte quella veramente americana che ho pubblicato io. Ho avuto per prima di guardare Desert Rosso anche il book trailer fatto da un montatore che tra l'altro non è conoscenza. Molto importanti sono le conoscenze, chiaramente, cioè, funziona così che si creano dei gruppi di persone che lavorano in questo campo e in base alle competenze che ciascuno di noi ci si scambia per tutti dei favori a costo zero, cioè quello che noi spendiamo nel nostro tempo, nel nostro lavoro per gli altri. Quindi come loro aiutano me, io chiaramente collaboro alla realizzazione di altri libri, di altri autori. Infatti Rita mi dà una mano perché io da un paio d'anni, grazie a lei e grazie anche ad Alessandro Stella che è stato relatore e ci ha spiegato ieri come si pubblicano le book, quindi è stato anche un ottimo mentore da questo punto di vista, un po' sbagliato, no? Anche io qualche volta mi è capitato di chiedere dei consigli a Rita che è sempre gentilissima e disponibile. Rimanendo sempre su Marte, noi adesso vogliamo conoscere un po' Rita. Rita l'abbiamo conosciuta, volevo conoscere un po' Pina. Pina è stata fino a qualche giorno fa, fino a oggi praticamente, a Torino, presa dal lancio della nostra sonda. Come dice Luca Parmitano, il nero dello spazio non è il nero l'assenza di colore, perché non essendoci luce non c'è colore, e invece risalta nello spazio solo il blu della Terra, cioè la Terra rimane in questo punto, si chiama Blue Dot, questo puntino blu della Via Lattea, che è soltanto la nostra navicella. Abbiamo fatto anche un'agenzia spaziale.
subito è stato un po' in là tra il caffè e i biscottini e roba varia, sono tutti i bambini che pensano di fare gli astronauti. Però gli astronauti sono veramente uno, neanche la punta dell'iceberg del settore spaziale, sono una parte minima. Dietro gli astronauti c'è una mole di lavoro incredibile. Gli astronauti non sono scienziati, non sono scienziati, gli astronauti sono dei buoni servitori di quello che gli scienziati decidono di farli fare. E quindi sono delle persone che sono, dal punto di vista fisico, intellettivo, della preparazione incredibile, ma non sono assolutamente scienziati. Questo è un mito che passa da tanto, immagina l'astronauta, un grande scienziato. Perché sono delle persone che sono preparate, sono studiato. Lo spazio è molto alto, la prima immagine che vedete sulla vostra sinistra è il satellite Gaia. Gaia è un satellite bellissimo dal punto di vista dell'immagine, ma è soprattutto un satellite che sta facendo la mappa tridimensionale della nostra Galattea. Quindi controllerà circa 1 miliardo di oggetti celesti, li controllerà per 70 ore circa, ci darà una mappa perfetta come costruire la nostra Via Lattea. Lui dice: perché andiamo a fare la mappa tridimensionale? Perché il giorno che vorremmo fare dei viaggi interplanetari, noi abbiamo la strada dove passare, così sappiamo che lì non dobbiamo passare perché ci sono degli ostacoli, possiamo fare orbite diverse e quindi possiamo raggiungere meglio un altro pianeta, un altro corpo celeste. L'immagine che al centro è piccolo lander che si chiama File, che lo scorso anno è atterrato su una cometa. Quindi per la prima volta l'uomo si piede anche su una cometa, non solo su un corpo celeste. Che non era la stella. No, non era la stella cometa. A Natale, siccome ciò è avvenuto a novembre dello scorso anno, tutti quanti hanno fatto spesso, hanno fatto delle cose con la capanna, la cometa che vi dico si chiama 67P Churuk Jasmine, che è una cosa detta in gergo 67, semplicemente questo. E di tutte queste cose che vi sto parlando, di Marte, di Gaia che fa la mappa tridimensionale, della cometa, del fatto che per la prima volta l'uomo ha mandato un oggetto ad atterrare sulla luna di Giove, e che c'è un radar che sta studiando Giove, e due radar che stanno studiando Marte, ce n'è un altro che sta studiando Venere, sono tutte tecnologie italiane, assolutamente italiane. Cioè, non ci crederete, ma siamo veramente una potenza spaziale. Questo è proprio il numero 2, è curioso che mi sto vedendo. Quanto siamo vicini, perché l'altro è il braccino di File che è atterrato sulla cometa, quella è la vista di una cometa, è fatta in questo. Vi dicevo che è un settore particolare, che nonostante tutto è un settore, essendo un settore tecnologico, guarda, quello che noi chiamiamo un settore di frontiera, un settore che sposta sempre i limiti della conoscenza oltre, sempre qualcosa di oltre, è un settore nel quale, anche se non si riesce nella missione che si sta facendo, come torno un attimo indietro su File è atterrato sulla cometa, è rimbalzato 3 volte e poi è caduto in un buco, quindi è rimasto sotto sopra, vedete che è uno degli alveoli che sta così, nonostante questo è riuscito a perforare la cometa, adesso i dati pochi ma sono arrivati, quindi non è fallimento il fatto che File sia caduto sotto sopra. Per ogni settore all'avanguardia tecnologico, quello spaziale, il fallimento non esiste, il fallimento è un punto di partenza, il fallimento è il punto da dove imparare, come migliorare la nostra conoscenza di fare cose. Dico sempre, voi immaginate che quei primi matti che volavano su un aereo, tipo non fra 100
è un punto di partenza. La comunicazione scientifica è comunque molto difficoltosa, perché trovi spazio sui giornali soltanto se un razzo scoppia, trovi spazio sui giornali se qualcosa non va, e in ogni caso poi se qualcosa riesce a far breccia su qualcuno è una cosa che dura poco. Faccio l'esempio di, dicevo prima, raccontavo lei, lunedì c'è stato questo lancio, un lancio storico, per la prima volta l'Europa va su Marte, su Marte ci hanno provato tutti, ci sono atterrati solo gli americani, i russi hanno fallito, i cinesi hanno fallito, i giapponesi hanno fallito, l'Europa un'altra volta ha fallito, perché è difficoltoso trovare su Marte. Quindi adesso l'Europa ci sta provando grazie all'Italia, perché l'Italia è il paese leader, guida la missione verso Marte. Tutto quello, buona parte dell'attrezzatura che sta volando in questo momento è stata costruita a Torino, poi a Garbia, a Roma e a Cannes, ma in buona parte è il 32% della missione italiana. Allora questo ha trovato spazio, come dicevo, tutti impazziti per Marte, però abbiamo trovato anche il direttore del principale TG italiano che ha risposto, sì, ma non mi sembra una notizia importante. Forse così da altre cose si gira davanti. Avevo Luca Parmitano a Roma prima del suo volo, prima della sua missione, ed era luglio. Comincio a chiamare le redazioni, dico guarda, c'è Luca Parmitano, se poi lo posso portare alle redazioni, mi intervista una cosa, le cose sull'online vanno molto bene. Questo mi ha risposto, ti ringrazio, ma sai, so solo, non so che farmi della strada. Luca Parmitano vola, sta a 6 mesi in volo, grande successo, torna a terra, questo direttore è venuto in ginocchio a chiedermi di avere Luca Parmitano in redazione. Cioè, è proprio la mancanza di attenzione, lo ha voluto solo perché aveva fatto successo, ma prima non l'aveva capito, non lo voleva, non lo voleva capire. Quindi spesso trovi attenzione e tutti scappano, ma poi dopo pochi giorni lo dimenticano. E lui si fa nei giornali. Possibile trovare, si trova molto più spazio sulla parte online che non nel cartaceo o nel giornalismo classico sostanzialmente. Curiosity e Rosetta hanno un po' fatto breccia, nel senso che su Curiosity è stata veramente l'isteria mondiale, cioè tutti sono impazziti a vedere l'atterraggio di Curiosity su Marte, sono impazziti veramente tutti. Cioè, i nostri collegamenti in streaming, sia di Curiosity che di Rosetta, sono andati in tilt in Agenzia Spaziale Italiana, perché tutti quanti volevano vedere questa atterraggio, tutti impazziti. Però dopo 2 giorni è passato, quindi ti ritrovi praticamente il collega che ti dice sì, vabbè, però qual è la notizia? La notizia è che l'Italia sta andando, non so, su Marte, l'Italia sta andando su Giove, che questo, sì, vabbè, mandami il comunicato, ma questa, la solita, questa è la classica risposta che rimane. Questa immagine che vedete del domenica di Repubblica è una lettera, diciamo, di Samantha Cristoforetti, un racconto di Samantha Cristoforetti. Questo esperimento è andato avanti per circa 20 mesi, è l'ultimo libro che è stato pubblicato nel settembre 2013. Nel complesso ad oggi, Sergio Rosso ha appunto circa 8.000 lettori, che 8.000 lettori tenendo conto che principalmente viene acquistato come appunto ebook nella forma pubblica, anche se esiste una versione cartacea che c'è stata in esposizione, ma chiaramente il pubblico del cartaceo è un pubblico diverso. Questo è, diciamo, un esperimento con cui appunto ho iniziato, ma è chiaramente il suo inizio, perché avere dei libri che costavano 9 centesimi non è che si facessero grandi soldi, anzi non se ne facevano quasi niente, era più che altro la soddisfazione di andare in contatto con i lettori, di sapere che molte persone leggevano la tua storia e erano curiose di sapere cosa è successo dopo. È solo dopo la fine dell'esperienza con il Deserto Rosso che ho cominciato, per così dire, a fare le cose sul serio.
era un modo sia che per mettermi alla prova di scrittura, perché scrivere una storia suddivisa in quattro parti e ogni volta scrivere la parte successiva dopo aver pubblicato la precedente, e proprio più messo un paletto, un po' di tornare a cambiare storia, andare avanti sempre, e cercare di mantenere un rapporto con i lettori era un modo per me per mettermi alla prova. Adesso volevo fare appunto sul serio, e invece sul serio sono la versione dell'anno corto di romanzi della serie, che poi appunto è stata disponibile in versione cartacea, e poi chiaramente certe cose succedono un po' anche per caso, perché chiaramente molti lettori simili che molti sono interessati a, a questa serie, e ho ricevuto inviti a partecipare appunto a conferenze, partecipare alla fiera del Salone del Libro di Torino, ho partecipato anche alla fiera del Libro di Francoforte 2014, proprio perché riuscire a creare qualcosa che in Italia ancora non esisteva, un di civilizzazione a livello proprio di prodotto digitale. E poi chiaramente io sono andata avanti, io ho tutto pubblicato, 9 libri, fra poco uscirà il mio 10° libro, e non scrivo solo fantascienza, anche se forse è un genere, che ho fatto conoscere. Dopo Deserto Rosso, cioè fantascienza, ho scritto L'Isola di Gaia, che è sempre allo stesso universo, e successivamente l'anno scorso ho pubblicato un altro romanzo di fantascienza che si intitola Per caso, che invece è un diverso universo. Parallelamente io sto scrivendo dei romanzi thriller, che poi alla fine devo dire che anche i romanzi di fantascienza lì sono dei tech thriller, quindi più o meno il suspense, il mistero, gli omicidi ci sono un po' infilati dappertutto. E tra questi c'è appunto quello di cui stavamo parlando poco fa, che è il mentore di Italia è uscito nel 2014, quasi anni fa, devo dire che per il mentore ha un nuovo territorio, perché non cambia genere come lettore, e non sai se i tuoi lettori ti seguiranno, perché i miei lettori chiaramente hanno bisogno di fantascienza, invece molti non mi hanno seguito, ma soprattutto ho trovato degli altri. Il genere di un thriller che è chiaramente molto più commerciale, volete, nel senso che ha un mercato più vasto in Italia. Per una serie di fattori che neanche io riesco a quantificare in realtà, questo libro è cominciato a vendere molto bene, è venuto in maniera costante molto bene su Amazon, ma non solo, anche su Kobo, dove appunto è stato termine in classifica per un lungo periodo. Il libro è Il Mentore, che è questo qui, che tra l'altro è un romanzo, un crime thriller ambientato a Londra, una scrittrice italiana che scrive inglese, ma strana, quindi mi sono cosa non tanto in Italia ma un po' all'estero. È arrivato un punto praticamente che un bel giorno, nel settembre 2014, sono stata contattata da una persona di Amazon Publishing, perché Amazon ha anche appunto fa anche editore, ha anche proprio la sezione di editore, che mi chiedeva se era interessata a vendere in traduzione in inglese di questo romanzo e poter pubblicare in America. Io non avevo neanche intenzione in realtà di tradurre questo romanzo, stavo già traducendo il grosso in inglese, lo stavo già pubblicando, allora il grosso delle edizioni di in inglese, e la parte griglia non la stavo curando anche perché significava proprio, cioè, cercare di raggiungere il mio brand sia come autrice di fantascienza che come thriller in un'altra lingua, diventava un po' difficile, anche perché il tempo è quello che è. Ho detto, ma sì, perché no? E così eravamo. Di incontrare una persona, una acquisition editor di Amazon Crossing, che è una sezione di Amazon Publishing che si occupa della tradotta d'onda, l'ho conosciuta di persona a Francoforte, cioè di Francoforte, e abbiamo parlato di questo progetto, e quindi alla fine sono convinta, ho firmato questo contratto. All'inizio doveva essere una pubblicazione, ma non c'è una particolare speranza, solo che poi il libro è piaciuto davvero tanto, che ha deciso di puntare particolarmente su questo libro. La nostra libro è stato tradotto da Aaron Baines, che è un produttore che ha tradotto anche libri della Fallaci e di Umberto Eco, e The Mentor è stato pubblicato prima esclusiva in ebook lo scorso ottobre in America, nel Regno Unito e in Australia. È stato segnalato come tra le scelte dei libri di Amazon, dei siti di Amazon di questi paesi, e grazie a questo libro
sfruttare il mercato inglese. E così è stata una cosa un po', cioè, neanche io devo dire che me lo aspettavo, ecco, una cosa del genere, cioè sapevo che con un libro Amazon riesce a certo dei risultati, però non era tanto scontato, perché ci sono anche altri libri che hanno pubblicato, che hanno promosso insieme al mio, che hanno avuto gli stessi risultati. E quindi da qui ho continuato il libro dove ho pubblicato tutto il mondo, ha avuto una posizione sia in America che nel Regno Unito che in Australia, e poi sto pubblicato anche nel resto del mondo, e ha avuto bene anche in Germania, pure se un libro anche in inglese, e si continua, infatti tant'è che adesso sto scrivendo il seguito, che uscirà presto in Italia, e spero abbastanza presto appunto anche in inglese. Beh, questa è sicuramente una chiaramente bella... Chiaramente non è stato molto rapido. È una bella storia, in effetti, perché poi Carla fa tutto da sola, quindi fondamentalmente... Più o meno sì, diciamo che essere... Publisher vuol dire essere un editore, perché un proprietario non posso fare tutto da solo, perché l'editore non fa tutto da solo. L'editore gestisce dei collaboratori, sta l'editore, cioè di scegliere i collaboratori giusti, di gestire in maniera giusta, la differenza con l'editore tradizionale che io scrivo anche essenzialmente. E poi, però chiaramente dietro le pubblicazioni mediche c'è un lavoro di team, io chiamo un team editoriale, comprendo 15 persone che non tutti lavorano sullo stesso libro, ma alcuni di questi lavorano 10-11 persone, con i quali appunto lavoro per la revisione del testo, alcuni mi danno degli aiuti per quanto riguarda le copertine, anche se la maggior parte delle copertine sono opera mia, a parte quella veramente americana che ho pubblicato io, ho avuto per quanto riguarda Desert Ross, ho anche un trailer fatto da un montatore che tra l'altro non è conoscenza, molto importante sono le conoscenze, chiaramente cioè, funziona così che si creano delle persone che lavorano in questo campo e in base alle competenze di ciascuno di noi ci si scambia tutti dei favori a costo zero, cioè quello che noi spendiamo nel nostro tempo, nel nostro lavoro per gli altri. Quindi come loro aiutano me, io ovviamente collaboro alla realizzazione di altri libri, di altri autori. E infatti Rita mi dà una mano, perché io da un paio d'anni, grazie a lei e grazie anche ad Alessandro Stella che è stato relatore e ci ha spiegato ieri come si pubblica un ebook, quindi è stato anche un ottimo mentore da questo punto di vista, anche io qualche volta mi è capitato di chiedere dei consigli a Rita, che è sempre gentilissima e disponibile. Rimanendo sempre su Marte, noi adesso vogliamo conoscere un po' Rita, Rita la conosciuta, volevo conoscere un po' Rita, e Rita è stata fino a qualche giorno fa, fino a oggi praticamente, a Torino, presa dal lancio della nostra sonda. Che attira tanta persona a un posto veramente inospitale per gli uomini. E come dice Luca Parmitano, il nero dello spazio non è il nero, è l'assenza di colore, perché non essendoci luce non c'è colore, e invece risalta nello spazio solo il blu della Terra, cioè la Terra rimane in questo che si chiama blu dot, questo pochino blu della Via Lattea, che è soltanto la nostra navicella. Lancio verso Marte, questa sonda che è andata su Marte e che è andata, sta andando su Marte, atterrerà il 19 di ottobre, quindi abbiamo circa 7 mesi di viaggio. Questo tempo 7 mesi di viaggio ci potrebbe far capire quanto sarà difficile per il momento portare un uomo su Marte, quindi è difficile che abbia perso. In effetti arriverà tutto come fare il futuro, ma ci manda il futuro spaziale. Oggi questa è la mia vita, cioè l'Agenzia Spaziale Italiana, questa visione scenografica ma molto brutta perché è mega, perché l'architetto si è potuto figurare a livello dello spazio, eccetera. Molto brutto, e poi dove sono ora a Torino, centro di controllo della missione interplanetaria e della missione sulla stazione spaziale. Quindi dicevo, questo è Marte, è partito Enzo Mars 2016, è in volo, arriverà a ottobre atterrerà una stazione meteorologica su Marte e controllerà l'atmosfera, ci dirà tutta l'atmosfera.
dato che non controlleremo il movimento dell'orecchio. Per il momento su Marte non ci andiamo, proprio perché è difficile, l'atmosfera non è adatta per gli uomini, assolutamente. E qualcuno dice che è già nato il bimbo che è la bimba, come dice Samantha, meglio la bimba, Samantha di Sovretti, la bimba che andrà su Marte. Secondo me ancora è probabile che sia nata, forse nascerà fra qualche lustro, prima di un lustro. Il momento del settore spaziale è favorevole, lei lo dimostra con i suoi libri, ma è soprattutto le missioni degli astronauti che attirano molto l'attenzione. Gli ultimi due, Samantha Cristoforetti, l'ultima, e per ultimo Luca Parmitano, hanno fatto breccia nel pubblico. Hanno aperto uno spazio, una finestra sulle attività in maniera incredibile, però lo spazio non sono solo gli astronauti, ma tutte le pubblicità, se ci fate caso, oggi sono tutte portate sullo spazio, cioè c'è lo spazio dappertutto, cioè ci sono astronauti, c'è il caffè, beh, abbiamo fatto anche con l'agenzia spaziale il primo caffè espresso nello spazio, forse quello è stato un po' in là, tra il caffè e i biscottini e roba varia, sono tutti i bambini che pensano di fare gli astronauti. Però gli astronauti sono veramente uno, neanche la punta dell'iceberg del settore spaziale, sono una parte minima, dietro gli astronauti c'è una mole di lavoro incredibile. Gli astronauti non sono scienziati, gli astronauti sono dei buoni servitori di quello che gli scienziati decidono di farti fare. E quindi sono delle persone che sono, dal punto di vista fisico, intellettivo, della preparazione incredibile, ma non sono assolutamente scienziati. Questo è un mito che va sfatato, immagina l'astronauta, un grande scienziato. Perché sono delle persone che sono preparate, sono studiato. Lo spazio è molto alto. La prima immagine che vedete sulla vostra sinistra è il satellite Gaia. E Gaia è un satellite bellissimo dal punto di vista dell'immagine, ma è soprattutto un satellite che sta facendo la mappa tridimensionale della nostra Galattica. Quindi controllerà circa 1 miliardo di oggetti celesti, li controllerà per 70 volte circa, ci darà una mappa perfetta di come costruire la nostra Via Lattea. Lui dice: perché andiamo a fare la mappa tridimensionale? Perché il giorno che vorremmo fare dei viaggi interplanetari, noi abbiamo la strada dove passare, così sappiamo che lì non dobbiamo passare perché ci sono degli ostacoli, possiamo fare orbite diverse e quindi possiamo raggiungere meglio un altro pianeta, un altro corpo celeste. L'immagine che è al centro è il piccolo lander che si chiama File, che lo scorso anno è atterrato su una moneta. Quindi per la prima volta l'uomo si piega anche su una moneta, non solo su un corpo celeste. Non era la stella. No, non era la stella cometa. A Natale, siccome ciò è avvenuto a novembre dello scorso anno, tutti quanti hanno fatto spesso, hanno fatto delle cose con la capanna, con la cometa che vi dico si chiama 67P Churut Jasmine, che è una cosa detta al genere 67, semplicemente questo. E di tutte queste cose che vi sto parlando, di Marte, di Gaia che farà la mappa tridimensionale, della cometa, del fatto che per la prima volta l'uomo ha mandato un oggetto ad atterrare sulla luna di Giove, e che c'è un radar che sta studiando Giove, e due radar che stanno studiando Marte, ce n'è un altro che sta studiando Venere, sono tutte tecnologie italiane, assolutamente italiane. Cioè, non ci crederete, ma siamo veramente una potenza spaziale. Questo è proprio il numero tuo, è curioso che questo quanto siamo vicini, perché il fatto è il
braccino di file che è atterrato sulla cometa, quella è la vista di una cometa, la cometa è fatta insieme. Vi dicevo che è un settore particolare e nonostante tutto è un settore, essendo un settore tecnologico, guardia, quello che noi chiamiamo un settore di frontiera, un settore che sposta sempre i limiti della conoscenza oltre, c'è sempre qualcosa di oltre, è un settore nel quale, anche se non si riesce nella missione che si sta facendo, come torno un attimo indietro su file, file è atterrato sulla cometa, è rimbalzato tre volte e poi è caduto in un buco. Quindi è rimasto sotto sopra, vedete che è uno degli alveoli che sta così, nonostante questo è riuscito a perforare la cometa, adesso i dati, pochi ma sono arrivati. Quindi non è un fallimento il fatto che il file sia caduto sotto sopra. Per ogni settore all'avanguardia tecnologico, quello spaziale, il fallimento non esiste, il fallimento è un punto di partenza, il fallimento è un punto da dove imparare, come migliorare la nostra legge, la nostra conoscenza di fare cose. Dico sempre, voi immaginate che quei primi matti che volavano su un aereo, tipo non Francesco Baracca, prima di Francesco Baracca, se alla prima caduta a terra si fossero fermati, saremmo rimasti tutti quanti con i piedi sulla terra, nessuno avrebbe fatto null'altro. Quindi è un punto di partenza. La comunicazione scientifica è comunque molto difficoltosa. Perché? Trovi spazio sui giornali soltanto se un razzo scoppia. Trovi spazio sui giornali se qualcosa non va. E in ogni caso poi se qualcosa riesce a far breccia su qualcuno è una cosa che dura poco. Faccio l'esempio, dicevo prima, raccontavo a lei, lunedì c'è stato questo lancio, un lancio storico, per la prima volta l'Europa va su Marte, su Marte ci hanno provato tutti, ci sono atterrati solo gli americani, i russi hanno fatto tutto, i cinesi hanno fatto tutto, i giapponesi hanno fatto tutto, l'Europa un'altra volta ha fallito, perché è difficoltoso. Quindi adesso l'Europa ci sta provando grazie all'Italia, perché l'Italia è il paese leader, guida la missione verso Marte. Tutto quello, buona parte dell'attrezzatura che sta volando in questo momento è stata costruita a Torino, poi a Napoli, a Roma e a Cannes, ma in buona parte è il 32% della missione italiana. Allora questo ha trovato spazio, non è che sono tutti impazziti per Marte, però abbiamo trovato anche il direttore del principale TG italiano che ha risposto, sì, ma non mi sembra una notizia importante. Cioè, questo è, ma ti posso fare anche un altro esempio di quanto spesso, perché io devo dire che trovo molti colleghi che impazziscono e quindi ti seguono in qualsiasi cosa spaziale. I direttori sono, i direttori che avevano detto che spesso forse presi da altre cose, si girano dall'altra parte. Avevo avuto a Palmitano a Roma prima del suo volo, prima della sua missione, ed era luglio. Comincio a chiamare la redazione e dico guarda, c'è avuto a Palmitano, se poi lo posso portare alla redazione, mi intervista, una cosa, le cose sull'online vanno molto bene. Questo mi ha risposto, ti ringrazio, ma sai, so solo, ma so che farmi dell'astronauta. Luca Palmitano vola, sta 6 mesi in volo, grande successo, torna a terra, questo direttore è venuto in ginocchio a chiedermi di avere Luca Palmitano in redazione. Cioè, è proprio la mancanza di attenzione, lo ha voluto solo perché aveva fatto successo, ma prima non l'aveva capito, non lo voleva capire. Quindi spesso trovi l'attenzione e tutti scappano, ma poi dopo pochi giorni lo dimenticano. E lui si fa nei giornali. È impossibile trovare, si trova molto più spazio sulla parte online che non nel cartaceo o nel giornalismo classico sostanzialmente. Curiosity e Rosetta hanno un po' fatto breccia, nel senso che su Curiosity c'è stata veramente l'isteria mondiale, cioè tutti sono impazziti a vedere l'atterraggio di Curiosity su Marte, sono impazziti veramente tutti. Cioè, i nostri collegamenti in streaming, sia di Curiosity che di Rosetta, sono andati in tilt,
nazi, in un'agenzia spaziale italiana, perché tutti quanti che volevano vedere questa pratica, tutti impazziti. Però dopo 2 giorni è passato, quindi ti ritrovi praticamente il collega che ti dice sì, vabbè, però qual è la notizia? La notizia è che l'Italia sta andando, non so, sul marchio, l'Italia sta andando su Giove, che è questo. Eh sì, vabbè, mandami il comunicato, no? Questa, la solita, questa è la classica risposta che è mandato. Questa immagine che vedete del Domenica di Repubblica è una lettera, diciamo, di Samantha Cristoforetti, un racconto di Samantha Cristoforetti, mi interrò ancora. Per fare queste 2 pagine ho impegnato 15 giorni di lavoro intenso e 3 notti completamente svegli. Per cercare di concludere e di far capire ai colleghi di Repubblica che certe cose andavano, certe cose non andavano, che parlare con la stazione spaziale non è che alzo anche il telefono, ma non è che lo posso far sempre, non ho sempre il collegamento, non stavo lontanissimo perché loro stanno a 400 km di distanza, non è che stanno, è molto più lontano Roma da Milano che la stazione spaziale di Roma, insomma. Però ci sono dei lavori in Roma. Quindi tu sei lì che spiego, guarda, stiamo facendo questo accordo internazionale che mai nessuno al mondo ha firmato. Cioè l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, è l'unica agenzia mondiale e nazionale che ha un rapporto diretto con la NASA, in base alla quale abbiamo costruito la metà della stazione spaziale, in Italia è stata creata la metà della stazione spaziale, e grazie a questo riceviamo voli di astronauti e possibilità di fare esperimenti per 365 giorni l'anno sulla stazione spaziale. La risposta va, che bello! Voi mi potete dire perché spendiamo tutti questi soldi nelle attività spaziali? Perché sono fondamentali, perché il settore della ricerca, la ricerca è quello che è il motore della nostra vita. Vi potrei dire, state un giorno senza l'attività spaziale la vostra vita si ferma. Non è la realtà dei fatti, perché se abbiamo il nostro smartphone, se abbiamo il nostro computerino, se abbiamo le nostre giacche dai tessuti super leggeri, extra resistenti che ti tengono caldo se così non si può e caldo e freddo grazie allo spazio, se hai le lenti degli occhiali antigraffio grazie allo spazio, se la sala operatoria è super tecnologica, fa la microchirurgia, non serve più che ti fanno contatti incredibili, ma fanno un pochino e si danno una sonda, ti operano. E grazie all'attività spaziale, perché per mandare nello spazio 1 chilo bisogna spendere 40 milioni di euro. Allora le cose più sono piccole e più sono leggere, più costa meno lanciarle, ma soprattutto se ne può lanciare più cose. Poi volete avere il vostro tom tom, non ce l'avreste senza lo spazio, le vostre perfette previsioni meteorologiche, non ce l'avete senza lo spazio, perché ormai le previsioni meteorologiche si fanno attraverso i satelliti, non si fanno più soltanto con le previsioni, cioè il modello matematico si fa sul computer, ma sui dati di satellite. Poi un'altra cosa, l'Italia è un paese leader al mondo perché ha 4 satelliti, si chiama costellazione di satelliti, che sono in grado di guardare la Terra 24 ore su 24, con qualsiasi condizione meteorologica di sera, di giorno, perché è un satellite radar, sono dei satelliti radar. Non c'è nessuno. Quando succede qualcosa, gli altri stati chiedono all'Italia di attivare Cosmos Sky. Scusa, se la Merkel si perde, non dare aiuto anche al microfono. Se la Merkel si dovesse perdere, non la cercare, non la cercare. Quindi, che ne so, quando ci fu la marea nera nel Golfo del Messico, chi controllava dallo spazio lo spostamento della marea nera? I satelliti italiani, cioè il governo americano, chiamato governo italiano, ha chiesto al NASA di attivare i satelliti di Cosmos Sky per controllare lo spostamento della materia terra e poter avvicinare gli effetti. La stessa cosa, il terremoto in Cina, il terremoto
c'erano le nuvole, era difficile dallo spazio per gli altri satelliti guardare. Il governo cinese ha chiamato il governo italiano e l'ASI ha attivato i satelliti e si sono visti dove c'erano ponti rotti, dove si poteva passare. Quindi ti danno informazioni in tempo reale per andare a fare gli interventi di emergenza. E questo tu sei una potenza spaziale, però non riesci, perché fai una fatica terribile. Davanti a Cristoforetti e Luca Parmitano sono degli esempi incredibili, però ecco il fatto che sono gli astronauti che attirano l'attenzione delle persone, non so, l'uomo che va nello spazio, che si perde, e tutto il resto attira tanto l'attenzione. Devo dire che tutto questo mi sono divertita in questi 10 anni, nonostante la fatica del grande lavoro, soprattutto la fatica di girare i grandi viaggi intorno al mondo, perché un lancio con satellite, un lancio di un astronauta non avviene di certo in Italia, quindi devi andare nelle varie basi di lancio. Però ci ho provato piccoli comunicati, piccoli incontri, piccoli seminari ad attirare attenzione, soprattutto a fare dei comunicati. Io non ti dico che cosa ricevo dai miei ingegneri, ricevo delle cose che leggibili e discuti con loro, cioè, scusami, questo che è un classico. Illegibile, tu ti metti a fare lì. Allora io ho cercato di fare delle cose semplificate senza banalizzare, però il sensazionalismo lo devi dare, perché sennò non ti chiama, non ti cerca nessuno. Però devi cercare anche di calare le cose nella vita delle persone, normale, cercare di capire quanto veramente è importante il settore, quanto veramente siamo bravi noi a livello mondiale. Cioè, noi siamo stati in Italia nel 1964, è stato il terzo paese che dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica ha messo in orbita un proprio satellite. Cioè il terzo paese è stato l'Italia, non è stata la Francia o la Germania, è stata l'Italia. Noi siamo stati il primo paese che ha fatto un satellite di telecomunicazione e poi l'abbiamo regalato agli altri, ma un po' come abbiamo fatto con il PC. Cioè il PC viene inventato in Italia e poi ci fanno solo gli altri. Facciamo i satelliti di telecomunicazione e poi li lasciamo. La storia classica. Però ecco, se la metti da questo punto di vista ti dà una retta, se la metti da un punto di vista positivo è difficile di fare. Allora mi sono divertita in questi anni a fare dei comunicati un po' più frizzellosi, un po' più c'era la ragazza che lavora, la mia assistente che diceva che non parte di quello che mi sono comunicato. Però è l'unico modo per poter attirare l'attenzione dei colleghi, perché altrimenti non trovi lo spazio necessario, lo spazio necessario per trovare un po' di attenzione, parole, di cose, tutti, che bello, siamo bravi, ma dopo 2 giorni che siamo anni l'hanno dimenticato tutto. Poi quando faccio delle volte, perché forse esagero pure ad essere troppo semplicistica, ho fatto, dopo il lancio di ExoMars, ho fatto un pezzo sul sito di Arte, che è la società dove sono in Torino, e mi è venuto in mente commossa, a 40 sotto zero, sono partito nella stessa pascola finale, ma non a 40 sotto zero, è partito il razzo, quindi ogni tanto uno si diverte anche a fare delle cose così. È l'unico modo per poter far capire veramente che cosa facciamo, quanto siamo bravi e quanto è importante investire nello spazio, perché per ogni euro che si investe nello spazio lo ritorno almeno 3 euro. Il massimo ce l'hai nelle telecomunicazioni che è di 10 euro, anche di 30 euro. Perché voi immaginate Sky, tutti i canali di Sky che ti puoi vendere con un solo canale satellitare. Quindi non sono soldi buttati, ma sono soldi ben spesi che ritornano al di là dell'impegno dal punto di vista della forza lavoro. Nello spazio non ci sono cervelli che scappano. Questo è sicuro. Tutti i tecnici, non sono tantissimi, perché non è l'auto, non è altro.
il lavoro nel loro spazio, il pilare dello spazio sono persone del 90% di casi, ingegneri fisici, astrofisici, quindi persone che capitano. E quindi faccio un cambio di pagina, perché non sta un certo cambio di pagina. Questa è la mia vita. Poi ci lavorano, sono persone normali, che fanno delle cose che inventano, pensano, che vivono nella testa, con la testa nel futuro, spazialmente. Perché una missione spaziale ha bisogno per essere realizzata per 10 anni. Quindi quello che si fa oggi è stato fatto 10 anni fa, quindi quello che pensiamo oggi è che facciamo per questo 10 anni. Ecco, quindi giustificando il gusto che dovrebbe sentire per la prima bimba su Marte. Certo. Dobbiamo concepirlo, dobbiamo farla crescere, dobbiamo farla capire quanto è importante. Questo vi dico, le uniche risorse che l'Asia ha veramente poco. Cioè noi in Italia abbiamo più o meno delle risorse che sono pari a 1 al giorno. I francesi impiegano un cappuccino di 3. Ma infatti la capacità italiana di fare molto più poco. In effetti dall'intervento di Pina si capisce, no? Che lei ci ha fatto una disamina molto triste per certi versi, perché ci ha parlato dei peano del giornalista italiano, dove appunto uno non sa di che cosa gli parli, però poi ti scrivono in pezzo, quindi dici, ma se tu non hai capito quello che ti ha raccontato, tu come fai a spiegare il lettore? Quindi effettivamente è un problema tipico del giornalismo. Io parlo quello strano perché lo conosco forse da tempo, però poi c'è anche la filosofia e anche l'idea di Pina, no? Dice che c'è il fallimento, è solo un punto di partenza per andare avanti, quindi c'è quantomeno. Sì, grazie di Orbital, quello che ho fatto vedere, grazie di Orbital è un sistema di volo italiano, e lì c'è l'apporto dell'attrezzatura italiana, che peraltro non esiste niente da costruire la Ah, questo sì. Orbital sta cercando di fare dei clienti in atmosfera in modo da poter utilizzare dei pezzi. Informarmi su
l'ultimo libro che ho scritto, che uscirà a maggio, che è Sindrome del Sottotermento, l'ho scritto tra novembre e la 21 dicembre per la stesura, e ogni giorno devo scrivere almeno 1100 parole. Non dovessi morire, devo scrivere 1100 parole, quindi mi mettevo lì davanti alla pagina bianca, davanti ai miei numeri con gli appunti, e mettevo a scrivere 1100 parole. Finito quello, allora devo fare qualcos'altro, magari dovevo per il magazine, per un blog, per una tesi là. Ovviamente vedo molto spesso che sono delle persone che fanno tesi laurea su Sant' Fabio, ci fanno le interviste magari su Skype. Mi vedo spesso effettivamente fare delle interviste in inglese con delle persone in America perché stanno, mi hanno chiesto se sono interessata a comparire un loro sito in cui parlano appunto di un sito che riguarda la scienza, che riguarda le donne e la scienza, e anche di fantascienza, perché per esempio il Tetto Rosso, che anche in inglese, è un romanzo, però è un romanzo in cui la scienza è una tutta reale, è un romanzo di fantascienza hard, così come si dice, e quindi ha uno scopo anche di un divulgativo, un tentativo di divulgativo, e mi ha stato chiesto, ho fatto questa conferenza con una persona a Texas che mi chiedeva appunto se potevo dare questa esposizione a uno dei libri gratuitamente ai suoi studenti e così via. Poi io praticamente porto avanti la mia casa editrice con tutte le necessità che ha questo progetto editoriale che non riguarda il singolo giorno ma i periodi, quindi magari c'è il periodo in cui scrivo e poi il periodo in cui faccio editing oppure il periodo in cui mi dedico soprattutto alla promozione, la promozione che avviene principalmente su social media, ma non solo, devo curare il rapporto per esempio con l'editore americano per una serie di Yeah.
ma più si può fare quello, in base a quello che io richiedo. Quindi, questo è, ti capisco, perché anch'io faccio come te, quindi non ho orari per cui si mette lì, poi quando la vena creativa la devi assecondare, non stai mai quando poi andrai a dormire, e quindi lo capisco. E, tornando invece a qui adesso, volevo capire come comincia, se possiamo, diciamo così, testare magari da questo punto di vista, come comincia un progetto spaziale e quando tu poi entri in campo e quello che ti chiedono, cioè come tu puoi interfacci con l'opinione pubblica, fermo restando che tu hai, sei fai da mediatore con i giornali, quindi ecco. Ho detto prima, un progetto spaziale ha una media tra i 10 e i 30 anni. Considerate Rosetta, Rosetta ha fatto un viaggio di 10 anni, dei quali 3 nel senso che poteva essere considerato un fallimento e improvviso si esistesse. No, era stato previsto. Era previsto che viaggiasse per 10 anni, dei quali 3 in stand-by, perché ha viaggiato grazie alle spinte delle orbite dei vari pianeti. Cioè ogni sonda non è che fa il viaggio, parte da qui e va lì. Cioè il viaggio è intorno ai pianeti, che si chiamano flyby, quando uno fa il flyby, cioè si avvicina al pianeta, c'è un certo punto, io non sono una fisica, quindi c'è un certo punto, c'erano queste, c'è la massa del pianeta che attira gli oggetti oppure li respinge. Se arrivi con una certa velocità su un orbito di un pianeta, quel pianeta ti spara lontano, quindi ti allontana dall'universo. Quindi man mano ha girato attorno alla Terra, ha girato attorno alla Marte, Giove, Venere, fino a che non ha raggiunto la sua pianeta. La stessa cosa Viking, che ha superato il sistema solare. Viking ha andato oltre e adesso vedremo come va, perché noi abbiamo questo universo che è costruito da una terra oscura del 95%, noi non sappiamo che cos'è, diciamo il 4% che abbiamo costruito da questo universo, cioè il 95%, non lo sappiamo. Quindi la gestione, la gestazione del programma è molto lunga, perché in genere c'è una call, come si chiama, nel senso c'è o l'Agenzia Spaziale Europea o la NASA o le agenzie, o anche l'ASI, che decidono che l'obiettivo dei prossimi anni è lo studio di Mercurio. Mi sembra che l'anno prossimo lanceremo una sonda verso Mercurio. Quindi si è deciso che bisogna andare a studiare il Mercurio. Esiste un programma all'interno dell'Agenzia Spaziale Europea, che si chiama Aurora, e che contiene una serie di programmi di studio e di esplorazione del nostro sistema, solare. Quindi l'agenzia decide, vogliamo andare a studiare Mercurio. Fa una corsa internazionale tra i vari paesi, tutto bene. Europea ci cioè, mandavano dei progetti di come potreste andare per Mercurio. E lì arrivano una serie di progetti da parte delle agenzie nazionali propongono le cose, quindi si supera il bando dell'Agenzia Spaziale Europea e sceglie tra i vari progetti, si sceglie quello e poi da lì si comincia lo sviluppo, quindi la progettazione vera e propria. Dopo la progettazione c'è la parte industria, che non è una cosa semplice, c'è tutta una serie di test che sono lunghissimi, e poi si procede al lancio. Il lancio non è una cosa semplice, ad esempio per Marte il lancio può avvenire una volta ogni 2 anni, perché Marte in questo momento ci sta correndo contro e incontro, e quindi sarà nei prossimi mesi molto vicino alla Terra, sarà il momento migliore per poterlo raggiungere. Quindi se per esempio la sonda della missione del 2018 di ExoMars dovesse avere dei ritardi dal punto di vista industriale, il lancio non è che sia rinviato di un mese, il lancio è rinviato di 2 anni. Doveva andare a studiare la cometa di Halley.
cioè in quei 10 anni la radiale è andata da un'altra parte, quindi gli scienziati hanno dovuto studiare tutte le orbite di tutte le comete che sarebbero arrivate di lì a 10 anni intorno alla Terra e scegliere quella più vicina a me, quindi è finita su questa cometa dal nome indefinito che conoscevo prima, che semplicemente 67. Quindi sembra una banalità, una finestra di lancio ha un periodo molto breve, si pensa ma se aveva un periodo, aveva un periodo dato dal 14 al 25 marzo. Se ci fossero stati problemi sul satellite, sul lanciatore, fossimo andati oltre il 25 marzo, avremmo lanciato un problema. Sembra una sciocchezza. Poi ci sono i problemi non solo sul lanciatore, ma dipendono anche dalle situazioni meteorologiche, perché in situazioni meteorologiche molto aperte a parte non si lanciano sempre. Spingono un bottone, non si sa come va lanciato sempre. Se c'è un problema meteorologico molto forte, il lanciatore non parte da un periodo ben preciso. Uno, perché può avere problemi nella traiettoria. Due, perché la traiettoria potrebbe finire sulla testa di qualcuno. Bisogna farlo. Quindi sembra una sciocchezza. I tempi in generale sono almeno di 10 anni. Tra i 10 e i 15 anni. Quello che ti dicevo, chi lavora nello spazio vive nel futuro, perché chi ha immaginato Rosetta l'ha immaginata 25 anni fa. E pensate che era la tecnologia, lui ha lavorato sulla tecnologia di 25 anni fa. Non è che sulla tecnologia di oggi, 25 anni fa, questa è la cosa. E tu in tutto questo? Io in tutto questo arrivo nei vari passaggi, arrivo nel passaggio in cui si firma il contratto per l'assegnazione della missione, quindi l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Ora di Altro, insomma, che l'Agenzia Spaziale Italiana è l'agenzia di riferimento nazionale, quindi è colei che guida le attività. Quindi nel momento in cui si firma il contratto, nei momenti di importanti dei passaggi di organizzazione, cioè si passa da una fase A a una fase B, a una fase C, che è molto importante, intervengo nel momento in cui vengono consegnate da un'industria a un'altra, perché in genere le missioni sono talmente costose che si creano dei consorzi di industrie, anche se noi abbiamo un'industria in Italia molto importante, che è Italia Science Space, un consorzio di industrie. Io faccio lo chassis del satellite e lo mando, che ne so, a Airbus in Germania, che dentro lo integra con la parte elettrica. Quindi questi sono momenti di passaggio molto importanti. Io intervengo nel fare questo comunicato insieme all'industria. E poi c'è l'intervento quando viene consegnato, come si chiama il farmer, quando il satellite, il lanciatore o qualsiasi altra cosa lascia l'Italia e parte per il sito di lancio. Lì si fa sempre una comunicazione, perché è importante, perché la fase industriale è finita e ormai siamo vicini al lancio, quindi non so, parte con la nave verso Kourou, che è lo spazio europeo, e la francese parte in aereo verso Baikonur, oppure parte verso l'Unione verso la Polonia. Ovvio, chiaramente poi c'è il momento di lancio, che è un momento molto importante, che è un momento delicatissimo, ma è un momento molto importante. E poi c'è il momento di atterraggio, i dati, la cosa che è importante sono che si possono provare. Scusate, intanto faccio un po' di scene, non lo so, cioè, un po' di coreografia. Quello che posso dire, no? È molto affascinante, perché è affascinante il settore, ma non ti annoia. Quello è, non ti annoia assolutamente, perché
tu hai dottorato di scienza naturale, questo professore universo nel nostro sistema sociale solare, hai dottorato di lanciatori, hai dottorato di astronauti che ti danno quello da fare, noi abbiamo in Italia 7 astronauti, e cui 3 a riposo e 4 effettivi, e danno molto da fare, hanno molto da lavorare, sono molto richiesti, ma soprattutto sono molto... Ma in tutto questo, come hai pensato di che abbia avuto la voglia di andare in una stazione spaziale? Assolutamente no. Cioè c'è chi vorrebbe pagare giorni, milioni di euro piuttosto che di dollari, piuttosto che di sterline? Vada, cioè, farei, cioè, la voglia di andare, come ho fatto da gare, ma sì, nel senso, il volo, la testa, sì. Che la terra davanti, quando tornano a terra sono tutti matti, sono tutti divertiti, perché dice che vedere appunto questa macchia blu, questa cosa è bellissima, scelta, proprio mi piace. Ma la vita sulla stazione spaziale no, perché voi immaginate, questi qui stanno. Scott Kelly, che è un astronauta americano, è tornato ora da 2 settimane sulla Terra, è stato un anno sulla stazione spaziale perché ha fatto un esperimento particolare. Il suo gemello è rimasto a terra e lui è andato in volo e per un anno ha fatto la identica vita, con la stessa cosa con lo stesso orario, quando anni che stanno studiando le differenze. Immaginare che le stazioni sono chiuse in uno spazio che è circa 100 metri quadri, ma poi la sinistra, tutti dicono che il primo impatto con l'aria è sempre la stazione iniziale è pesantissima. Quindi diciamo il giro sì, diversione sono il giro sì, poi hai i problemi perché chiaramente sei in microgravità, ma è più la gravità della Terra, e il cuore a pompare, ma non può pompare prima, quindi pensavo di andare a costruire un dente, si cresce però, si cresce. Una barbitata è cresciuta più alto, cioè. In genere si cresce anche 2%, ma quando si cresce a terra si cresce. Germano, ti prego non essere disciplinato. Vai. Quindi Giorno ti ha messo una bella cosa, ma si cresce. Lavorare in ricerca all'università, lavoravo, c'è un sistema
professoressa, quindi avevo anche un ruolo, c'è lezioni con gli studenti, per cui avevo, beh, era bello, era molto bello, mi piaceva tantissimo. Purtroppo ho potuto continuare, però sono queste anni mi sono messa a fare altro e ho cercato di mettere a frutto quello che conoscevo, quello che sapevo, quello che mi piaceva, perché a me è piaciuto scrivere, ho sempre fatto leggere, ho potuto scrivere, quindi avevo messo insieme queste due cose, queste due parti di me e quello che faccio, i libri che scrivo. E devo dire che poi appunto tutte le cose che stavo dicendo prima Pina sono cose che veramente so, perché io seguo in prima persona nelle faccende spaziali, soprattutto se sono faccende spaziali ma non sono. E un po' perché le utilizzo, poi le dice, questo spunto dei libri, parlano dei libri di questi, ma anche di prossimi, perché questo sto scrivendo adesso un libro che uscirà a novembre che si chiama Ophir e che parte di questo universo, il detto rosso è una parte che è andata su Marte e ci sono dentro le lune, poco tempo fa, quello che stava usando la luna su Marte, allora ho sfruttato gli argomenti che ho segnato su questo argomento, che è certo fatta appunto da teoriche curiosi che le ho utilizzate come spunti, e ho detto, ma sono delle elementi che mi curiosiscono e stimolano. Cioè, nei grandi giornali magari non valutano questi fenomeni, proprio perché magari sono
poi c'è l'altro, poi c'è l'altro, la resta stampa le cose. C'è la resta. Però sì, io sono un caso un piccolo caffetto. Può essere un grande gruppo che va bene perché bisogna sfidare tutte le questioni della curva di produzione, però poi è un grande gruppo editoriale, un grande gruppo editoriale giornalistico, un grande gruppo televisivo, un grande gruppo. Poi è difficile, cioè, se non fai in quella strada, no, però ti rendi conto che prima vedendo, cioè quando hai fatto una quando hai espresso, diciamo, alcuni buchi. Cioè l'informazione poi dentro mi viene mostrato che è un caso classico. Per fortuna poi arriva la rete, anche se fa uscire la rete, fa uscire. E quello che noi abbiamo detto anche durante il nostro festival. No? Comunque posso dirti una cosa, anche la rete, diciamo così, non sempre, cioè, mi piace molto la parte scientifica, mi piace molto la parte di scienza, poi ti faccio un esempio. Con il mio profilo Twitter, Facebook e tutto il resto, sì, ho un bel giro di persone, non eccessivo, ma un bel giro di persone legate al settore. Però sono diventata virale non per Rosetta o per Samantha Cristoforetti, per quello, ma sono diventata virale per una stupida foto che ho fatto a Termini. Cioè io a Termini ho fatto, scendevo nella metropolitana, ho visto una vetrofania che c'era scritto underground. Ho fatto questa foto, ho fatto questo Twitter, ho messo l'inglese secondo Trenitalia grandi stazioni. Un collega mi chiama e mi dice: posso citarti con l'agenzia di stampa, posso citarti su questa foto buffa? E lo sì. Vabbè. Altro collega mi fa: ciao, ho visto un pezzo su un'agenzia, ti prego. Okay. Qualche settimana dopo dovevo fare dovevo preparare un mio curriculum per un concorso, cerco sulla rete mi servivano i miei articoli, lo vado a cercare le per una stupida foto. Sì, no, perché adesso siamo... Ma come, sono 10 anni che parlo di grandi cose, di ricerche, scoperte dell'universo, ti dico questo, quindi sì, adesso con una stupida foto, adesso siamo... Perché siamo, perché adesso siamo nel momento della buffata, cioè mediatica, no? Per cui chi fa un tweet, come si dice di essere un grande scrittore, che mi scrivo per esempio su Facebook piuttosto che su LinkedIn, mi riesco a ovviamente emergerà la qualità, poi emerge sempre. Perché molto spesso mi senti dire, no? Ma no, vabbè, ma io non ieri per esempio è capitato, quando facevamo il corso sulle book, c'era una scrittrice, a quanto meno lei si è presentata come scrittrice, io non la conoscevo, ho detto, ma io ho sempre pubblicato tantissimi case editoriali classiche, e dice, se io adesso vado a pubblicare un ebook, quindi vado online, magari la reputazione, perché come livello finisco sulla rete, cose che fanno i livelli, perché nella sua immaginazione i grandi scrittori vanno solo sulla carta e nei grandi circuiti classici, al che ho fatto presente che se partiva così partiva già in maniera sbagliata, perché comunque non è perché il livello va online e fa il self-publisher, che gli dà un dicevo sicuramente la dimostrazione, ma è che vuoi uscire effettivamente da questa dinamica malata. Devi essere tu che impari a fare l'editore, che tu che fai il lavoro, che quello faccia l'editore, che cerchi la persona con cui lavorare, l'editore giusto, la persona che faccia la copertina giusta, fare la tua promozione, il correttore di bozze, ma anche la promozione, cioè anche il slogan, cioè, devi essere tu a farlo, cioè, se tu non farlo, non sapere che voglio, che non è una strada facile, è una strada molto difficile, non è una strada per chiunque, cioè è un discorso che non ha senso. Cioè, anche forse che c'è tanta pubblicazione, comunque la qualità emerge sempre. Allora c'è cioè, questo è un concetto che molto spesso non. No, ma è quello che diceva lei, però la maggior parte delle persone in fondo l'idea di fare il self-publisher semplicemente per uno strumento. E lo punta, certo. Sicuramente sbagliato. Ho pubblicato una cosa. Sì, è quello l'errore, perché si dice self-publishing, autopubblicazione. No, ma no, è autoeditoria. Autopubblicazione per l'utente.
viaggio del libro, le condizioni di prezzo del libro, c'è tutta una serie di cose, tutta una serie di cose che bisogna fare, riconoscere il mercato, cioè riconoscere il mercato e sapere come farle, oppure tutti i voti che le hanno fatte, non è che ti metti lì, quella è la pubblicazione, quella non è, cioè per farci. Online sembra tutto che sia semplificato, non è semplificato, viene fatto in maniera diversa. Dobbiamo utilizzare altri strumenti. La cosa più semplice, tra virgolette, è quella, ad esempio.
tu hai già un seguito di lettori fidelizzati e organizzi il lancio del libro, magari in promozione, ci può parlare poco, e cerchi di spingere i tuoi lettori a trattare il libro nei primi tre giorni di uscita, oppure in 3 giorni avvicinati. Questo fa salire in classifica, abbina il libro ad altri libri che sono sempre dai stessi lettori, in modo che compagni i suggerimenti di questi libri, si crea quindi il libro circola all'interno di Amazon stesso e si autoalimenta. Un meccanismo con cui io sono uscita attualmente a farlo andare bene per 5 mesi, è entrato per questo meccanismo, un processo virtuoso, per cui mi va proposto una pagina di altri thriller e quindi mi va acquistato, perché è stato un libro che costava sensibilmente meno del diritto tradizionale, perché abbiamo anche conto che il tradizionale prende i libri a non meno di normalmente 9,99, no vabbè, diciamo 9,99 l'uscita magari da noi 6,99, alcune case editrici scendono ancora come il conto tra 4,99 e così via. Il self-publisher parte con 2,99, se proprio qualcuno anche con 99 centesimi, sì, parlo di book, di book. Quindi chiaramente costa, poi dai prezzo c'è un rischio inferiore di buttare via i soldi, poi c'è anche il fatto che Amazon ti dà 7 giorni se il libro non ti piace per questo qui, quindi il rischio è zero, però non c'è possibilità per mettere i soldi per poter programmare, utilizzare la piattaforma per fare pubblicità, questo non è possibile, in minima misura è possibile, esiste proprio la possibilità di Amazon come fa compagnia il banner pubblicitario dentro al tuo sito, però deve essere il libro che selecto, cioè del libro in esclusiva su Amazon e devi spendere almeno $100 se non si può fare, quindi non è detto che funzioni, ma la maggior parte della pubblicità sia io la pubblicità su Facebook, non dà un risultato immediato, sono uno strumento per comparire più volte agli occhi di potenziali lettori, poi magari la settima volta, ma dico, ah questa non l'ho sentita, vado a vedere il libro, al prossimo mettere un Amazon. Che non abbiamo, noi sempre ce ne abbiamo. Altre domande? No, direi liberiamo i nostri ascoltatori, ringraziandoli per la presenza. Grazie mille.